se vogliamo trovare magari un punto in comune tra la nostra storia e quella di Crudelia, sicuramente magari la determinazione in quello che si fa è un punto in comune, e lei è molto testarda e determinata, e lo siamo stati anche noi. Il punto di svolta è stato quando abbiamo cominciato a suonare per strada, che ci siamo accorti che comunque quello che stavamo facendo in qualche modo funzionava. Londra come città abbiamo avuto modo di conoscerla anche abbastanza bene, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente musicale e la scena punk, che sicuramente lì è molto presente, da cui abbiamo preso ispirazioni per poi scrivere la nostra musica. Gli anni 70 sono un periodo sicuramente ricco di tante input e tante influenze che ogni artista, anche ai giorni nostri, sicuramente può prendere come spunto. Questa è stata la nostra prima esperienza al doppiaggio, quindi eravamo innanzitutto molto curiosi di scoprire un po' le dinamiche e come si fa in generale. Io ho doppiato il personaggio di una fashion reporter in televisione. Per noi il look e il vestiario comunque sono una cosa molto importante, perché ci divertiamo molto a sperimentare e a esprimerci anche attraverso questo, che è una forma d'arte comunque. Poi anche quando andiamo sul palco e suoniamo aiuta proprio a trasmettere bene il messaggio e ricreare un determinato mood che vuoi trasmettere. Io ho doppiato Jeffrey, che è l'assistente della baronessa, e ho cantato I Wanna Be Your Dog nei panni di Artie. E devo dire, è stata un'esperienza molto 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 divertente.